Ciao amici, come state? Vi sono mancato? L'avete fatto le ricette che vi ho suggerito? Vedrete che se mi seguite capirete che la cucina vegana poi non è così complicata come ci dicono. Anzi, c'è tutto un mondo da scoprire. Ci sono dei piatti veramente semplici che però poi alla fine sono sorprendenti. Oggi voglio presentarvi un primo veramente fantastico. Sono dei gnocchi ripieni e poi vi farò vedere come. Con una fonduta di frutta secca veramente buonissima, con sopra poi delle cipolle caramellate che fanno un contrasto divino. Ma basta chiacchiere, andiamo subito a cucinare. Seguitemi, via! Allora amici, la prima cosa è prendere il tofu. Io l'ho preso al naturale perché lo voglio affumicare e tenetevi pronti, vi farò vedere un modo fantastico per affumicare a casa anche se non avete l'affumicatore, così lo potete fare tutti. Allora, io lo taglio in questo modo, lo metto in un piatto e ho deciso di affumicarlo con l'aroma di timo. Io ho preso un ramoscello di timo fresco e lo brucio sulla fiamma del gas in questo modo. State attenti a non bruciare la cucina, eh. Poi lo metto accanto al tofu e lo copro con una ciotola per l'insalata. In questo modo lo faccio stare 2-3 minuti, prenderà un aroma incredibile. Dopo, in una padella con l'olio caldo, metto un po' di cipolla essiccata, un po' di aglio essiccato e metto il nostro tofu sgranato in questo modo con le mani. Lo faccio andare, lo spadello e poi lo metto in un piatto. Lavoro con la forchetta in questo modo. Per il ripieno basterà anche la metà del tofu. Io l'ho fatto perché mi piace mangiarlo così. Andiamo a preparare il nostro impasto degli gnocchi. Io ho calcolato di fare il piatto per due persone, quindi ho usato 100 g di farina di tipo 2 e 225 g di patate. Le ho fatte bollire e poi le passo. Le passo subito quando sono calde, altrimenti poi non viene bene l'impasto degli gnocchi. Lo lavoro molto velocemente e poi vado a preparare gli gnocchi in questo modo. Per il ripieno li lavoro in questo modo e non li faccio troppo fini, altrimenti si rompono. In una padella a parte con dell'olio caldo, metto il cipollotto fresco, un po' di sale, un po' di zucchero e poi ci metto un po' di aceto balsamico e lo lascio andare, lo copro. In un'altra padella comincio a scottare la mia frutta secca, quindi le anacardi, le noci di macadamia e le mandorle spelate. Le faccio andare, poi le metto dentro il frullatore, lievito essiccato in scaglie, un po' di sale, un po' di pepe bianco e frullo il secco. Una volta frullato il secco, prendo la mia acqua calda degli gnocchi e la metto dentro e frullo. Dovrà venire una crema fluida, quindi vi servirà un frullatore abbastanza potente. Una volta che l'acqua bolle, metto i miei gnocchi. Quando salgono, li metto in una padella con dell'olio e li faccio andare. Faccio scottare in questo modo. Siamo pronti per impiattare. Verso la mia fonduta calda sul piatto, adagio i miei gnocchi in questo modo, poi metto a guarnire le mie cipolle caramellate buonissime, vado con un po' di basilico ed il piatto è pronto. Cucina vegana è eccezionale. Ragazzi, io adesso vi saluto, ma fatela a casa, è veramente eccezionale questa. Incredibile. Ragazzi, vi saluto, alla prossima, ci vediamo qui. Ciao!